Accidenti, padre Ubu, siete contento del vostro stato? Per la mia cattiva di merda, madama! Certo, certo che sono contento! Lo si potrebbe essere per molto meno! Capitano dei Dragoni! Oh. Ufficiale di fiducia del Re Gesù! Insignito dell'Ordine dell'Aquila Rossa di Polonia! Oh. Ex Re d'Aragona! Che cosa volete di più? Diavolo, dopo essere stato Re d'Aragona, vi accontentate di far sfilare una cinquantina di staffieri armati di tagliacavoli, mentre potreste mettere sulla vostra zucca, al posto di quella di Aragona, la corona di Polonia. Ah, madre, non capisco che cosa tu stia dicendo. Oh, sei talmente stupido. Per la mia candela verde, il re Venceslao sta da papa. E anche supponendo che muoia, non ha un esercito di figli. Chi ti impedisce di massacrare tutta la famiglia e prendere il loro posto? Oh, madre Ubu, voi mi offendete e finirete per lasciarci le cuoia. Lo spettacolo nasce da una rabbia forte che abbiamo tutti quanti, mi piace sempre dirlo, perché trovo che sia, non so chi, insomma, lì ha scritto il forsennato Ubu Rex. È vero, l'abbiamo fatto perché siamo molto arrabbiati. Mi piace anche dire che in Ubu abbiamo visto magari dei governi che non ci piacciono, magari dei dittatori del Novecento, ma magari anche il compagno di scuola che ci prendeva in giro alle elementari. Quindi ci siamo presi una sorta di rivincita. Abbiamo fatto lo spettacolo proprio per cacciare alla fine quest'essere cattivo, cacciarlo fuori dal palcoscenico e godere di questa sua fuga, perché lo odiamo profondamente. Noi odiamo Ubu, perché Ubu è tutte queste persone che ci fanno male, che ci hanno fatto male. Quindi tu ci fai male. Sì. Questa nostra incazzatura è diventato un modo di essere nel teatro, è un teatro fatto di spasmo, è un teatro che arranca, che proprio si morde centimetro dopo centimetro il suo spazio e crediamo che sia il modo giusto, anche perché forse, è una speranza probabilmente, la rabbia che gettiamo verso il pubblico è una rabbia che sentiamo con il pubblico e speriamo che qualcuno, ecco, si arrabbi con noi da un certo punto di vista. Per esempio la frase che Ubu ha improvvisato stasera all'incoronazione, io ci sborro dentro il Santo Sepolcro, era proprio per fare incazzare tutti. E invece lo vogliono tutti come slogan di Kilowatt. Quindi, del prossimo anno. Abbiamo sbagliato tutto. E vabbè, pazienza. Vabbè. Prossima volta viene meglio. Sì.
ci sborro dentro al santo sepolcro. Evviva!